Ragazzi, benvenuti nella mia cucina. Io mi chiamo Giuseppe, faccio il cuoco di professione e voglio condividere la mia passione per la cucina con voi. Quindi vi ringrazio per essere sul mio canale e partiamo subito con i video. Allora, ragazzi, prepariamo la pasta frolla per una crostata. Quindi cosa ci serve? 250 g di farina, 125 di burro, 2 uova e 62 g di zucchero. Io uso la ricetta classica e che è anche la più semplice da utilizzare per tutti noi. Quindi partiamo dal burro freddo di frigo tagliato a pezzetti, 125 g, poi aggiungiamo lo zucchero e lavoriamo. Ovviamente la potete fare anche a mano, l'importante quando si fa la frolla è lavorarla il più velocemente possibile. Poi se la vogliamo più friabile aggiungiamo un pelino di burro fino a un massimo del 70% in base al peso della farina, se la vogliamo più croccante aggiungiamo più zucchero fino a un massimo del 50% sempre in base al peso della farina. Si tiene sempre conto del peso della farina, poi in questo caso la frolla che faccio io è 2,50 di farina, la metà della farina, quindi 50% burro, 125, e scende entro il 50% del peso del burro, quindi il 25% del peso della farina. Sembra complesso, ma è molto semplice da fare. Una volta che avete imparato il metodo, viene facilissimo. Quindi, vedete, non dobbiamo montarlo il burro, dobbiamo solo lavorarlo con lo zucchero. Quando il burro ha quasi assorbito tutto lo zucchero, aggiungiamo un uovo, quindi amalgamiamo il tutto. Una volta che il burro ha assorbito tutto l'uovo, aggiungeremo il secondo uovo e poi infine la farina. Nella farina ho anche aggiunto una bustina di vanillina, che a piacere, ovviamente con la vanillina viene profumata. Se volete si può aggiungere anche degli agrumi grattugiati che possono essere l'arancia, il limone, il lime, solo la buccia, in base al gusto che volete dare alla vostra frolla. Ora aggiungiamo il secondo uovo.
Allora ragazzi, abbiamo formato il nostro panetto, ora andrà impellicolato e riposto in frigo, ripeto, per almeno mezz'ora, meglio se 40 minuti, e poi andremo a formare la nostra crostata. Allora ragazzi, ora dobbiamo prendere una teglia da 28 cm, un foglio di carta da forno. Ora piego il foglio di carta prima a metà, poi di nuovo a metà, poi lo piego così. Tenendo un triangolo. Ora centrando, vedete, la punta al centro della pentola, della teglia, vado a tagliare la carta in eccesso. Ora riapriamo il nostro forno. E abbiamo la nostra teglia foderata. Ora, una volta che abbiamo fatto il controllo, questo ovviamente è giusto, andiamo a ripilare un attimino i bordi, arrotondandolo un po'. Così. E ci siamo. Ok. Ora prendiamo 2/3 della frolla che abbiamo messo prima in frigo. Ricordiamo che ha riposato circa 40 minuti in frigo. Quindi ci aiutiamo con un po' di farina sul fondo, prendiamo il nostro impasto, lo adagiamo sulla carta con un altro pizzico di farina. Allora abbiamo steso la nostra pasta frolla, quindi ora con l'aiuto di una forchetta andiamo bucare il fondo della crostata. Ovviamente questo serve a facilitare la cottura della nostra frolla. Quindi andremo a mettere della confettura a piacere, io metterò circa 250 g di confettura alle fragole. Quindi ora stenderò l'altra frolla, la restante frolla, per fare, diciamo, una simil copertura. Non farò le classiche, diciamo, strisce, ma metterò dei biscottini sopra. Allora ragazzi, ho steso la restante
sfoglia. Ora con uno stampino andrò a ricavare dei biscottini da mettere in superficie. Ora prima li copro tutti e poi li stacco. Allora, come vedete, ho messo sopra questi biscottini. Ora non dobbiamo fare altro che abbassare il bordo. Non lo dobbiamo schiacciare, lo dobbiamo solo piegare, in modo che dopo in cottura sia uniforme. E poi nel frattempo ho preriscaldato il forno a 180 gradi e andrà cotta per 18 minuti circa. Dopodiché ovviamente la facciamo raffreddare e poi la possiamo, diciamo, togliere dalla teglia. Io perché ho usato la carta da forno? Perché giustamente dopo, non avendo una teglia con il bordo con il fondo estraibile, che sarebbe la migliore per fare la crostata, non ho il problema di per trasferirla, perché posso sollevare la carta con tutta la crostata e quindi evito di romperla. Ecco qua, il nostro bordo è pronto, il forno è caldo, a più tardi. Allora ragazzi, la nostra crostata è pronta, alla prossima.